Buongiorno amici di Vai Elettrico e bentrovati in compagnia del vostro Electric Coach. Vi faccio una promessa: se risponderete di sì, e lo farete in modo sincero, a ogni singola domanda che vi porrò all'interno di questo video, avrete le informazioni per poter scegliere la vostra prossima auto preferendo l'elettrico al termico, senza cambiare le vostre abitudini, risparmiando e godendo dei benefici di un'auto oggettivamente migliore. È un po' una provocazione, anche se in realtà quello che vi ho appena detto è perfettamente corretto. Magari non si applicherà a ogni singola situazione, ma si applicherà a molte più situazioni di quelle che si verificano ogni giorno nelle concessionarie in cui si preferisce un'auto termica ad un'auto elettrica senza davvero conoscerla fino in fondo. C'è una domanda che mi pongono piuttosto spesso ed è questa: ma se un giorno tutte le auto saranno elettriche, perché voi di Vai Elettrico vi date tanto da fare per raccontarle, per descriverle, per fare i videotest? Qual è il senso di tutto questo? Beh, il senso è proprio quello che vi ho appena descritto, ovvero esistono già oggi le opportunità per risparmiare, per guidare auto migliori, senza, nella maggior parte dei casi, cambiare nemmeno le vostre abitudini, senza nemmeno il più piccolo compromesso. Ed è di questo che vorrei parlare oggi, perché dopo tanti anni e tante centinaia di migliaia di chilometri percorse in elettrico, penso di avere le informazioni per garantirvi che potete operare una scelta diversa da quella che la maggior parte delle persone in Italia fa. Il mercato italiano è in totale controtendenza rispetto a quello del resto dei paesi europei, e ciò che vi blocca è semplicemente un fatto culturale. Io parlo spesso con le persone e non mi riferisco solo ai vostri post o alle vostre mail, ma anche alle persone con le quali parlo al lavoro, al bar, per strada. Ciò che noto è che tra i detrattori dell'auto elettrica, o comunque tra le persone che hanno comunque scelto di non fare quella scelta, non, scusate il gioco di parole, c'è semplicemente una scarsa propensione all'approfondimento. Mi si dice: ma sì, però sai, in quella zona poi non ci sono molte colonnine, e quando gli si chiede quante ce ne siano e di che tipo siano, in realtà si scopre che questa persona non ha mai verificato la presenza o meno di colonnine. Si basa su un sentito dire o sul fatto che magari girando per strada non si è mai accorto della presenza di tali colonnine. Quando qualcuno mi dice: sì, però sai, costano troppo queste auto elettriche, lo farei anche, l'acquisterei anche, ma i prezzi non sono ancora a portata di mano, e si cerca di approfondire, si dice: ma in quale settore, in quale segmento hai cercato l'auto auto? A che tipo di auto saresti interessato e quali auto hai guardato? E quali auto termiche confrontato con quali auto elettriche? Si scopre che questo confronto non è mai stato fatto. Si scopre che le persone non conoscono il listino nemmeno delle auto termiche, figuriamoci di quelle elettriche. Non sono a conoscenza spesso nemmeno degli incentivi attualmente in vigore per l'acquisto delle auto elettriche. Ed è qui che risiedono le motivazioni che poi portano alla scelta, ovvero non conosco qualcosa, conosco abbastanza bene l'auto termica perché è quella che ho avuto negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, quella che aveva mio padre, e quindi faccio una scelta che mi mette in una sorta di comfort zone e rifiuto qualsiasi altra cosa che sia diversa da questa. Questo è un peccato, è semplicemente un peccato. In Italia la maggior parte delle auto vendute, parlo in generale, hanno un prezzo di listino al di sotto dei 30.000 euro. Si vendono tantissime utilitarie, city car. Andiamo a vedere un po' le statistiche. Nei primi 7 mesi del 2023, l'auto più venduta in Italia è la Fiat Panda con 59.584 auto immatricolate. Un numero davvero enorme, soprattutto se paragonato a quello delle Dacia Spring vendute nello stesso periodo, 1.143.
Passiamo al segmento C, berline. L'auto più venduta nei primi 7 mesi è l'Audi A3 con 6.884 auto immatricolate. E la prima elettrica in classifica la troviamo solo al decimo posto con 1.457 auto immatricolate. Si tratta di MG4. Veniamo quindi alle domande. Domanda numero 1. Avete la possibilità di ricaricare a casa? Se la risposta è sì, beh, avete il primo requisito per poter avere un'auto elettrica senza dover cambiare nessuna delle vostre abitudini. Non significa che chi non può ricaricare a casa non può avere necessariamente un'auto elettrica. Significa semplicemente che chi ha questa possibilità ha il primo requisito per poter avere un'auto elettrica senza cambiare abitudini. Cosa significa poter ricaricare a casa? Significa avere un posto auto o un box raggiunto o raggiungibile dall'energia elettrica. Significa non necessariamente dover aumentare la potenza disponibile a contratto di fornitura dell'energia elettrica. Significa poter ricaricare, diciamo, da mezzanotte fino alle 6 all'incirca di almeno 18 kWh utili a percorrere più o meno 100 km. E veniamo quindi alla seconda domanda. Avete una percorrenza quotidiana che non supera i 100 km? Bene, avete il secondo requisito per poter avere un'auto elettrica senza cambiare abitudini. Ovvero, cosa significa? Significa che la maggior parte delle auto elettriche con all'incirca 18 kWh percorrono in media almeno 100 km di strada. Quindi se quotidianamente, da quando uscite di casa la mattina a quando rientrate a casa la sera, non superate tale percorrenza, potete avere un'auto elettrica senza dover pensare ad altro. Ovviamente ci sono tutta una serie di altri parametri da considerare, ovvero che magari non tutti i giorni percorrerete 100 km, magari in alcuni casi ne percorrerete 20 e quindi il giorno successivo vi ritroverete con l'auto ulteriormente più carica e quindi questo vi permetterà di avere un buffer che vi permette di gestire magari delle giornate in cui la percorrenza sarà più elevata. Esiste la possibilità di aumentare la potenza di ricarica, ovviamente dopo aver aumentato anche la disponibilità a contratto. Esistono le soluzioni per tutto. Non sto dicendo, perché so che qualcuno probabilmente mi fraintenderà, non sto dicendo che chi ha un'auto elettrica non può percorrere più di 100 km al giorno, ci mancherebbe, altrimenti io non esisterei. Sto dicendo che questa è la condizione in cui in quasi tutti i casi non avrete bisogno di cambiare nulla di ciò di cui disponete oggi. Veniamo alla terza domanda. Siete attualmente sul mercato per l'acquisto di un'auto del segmento A o del segmento C e non avete particolari preferenze o esigenze in termini di marchio e modello. Perché dico questo? Perché attualmente nel segmento A, nelle city car, esiste l'opzione Dacia Spring. Dacia Spring è una city car paragonabile in tutto e per tutto alla più venduta delle auto termiche, la Fiat Panda, che è acquistabile ad un prezzo del tutto paragonabile, che però ha costi di gestione pari al 50% circa di quelli di Fiat Panda, ha un comfort esageratamente superiore a quello di Fiat Panda, ma non perché Fiat Panda non sia un buon prodotto, ma semplicemente perché è elettrica, perché non ha un cambio, perché è più silenziosa, perché è una coppia più sfruttabile che vi permette di utilizzarla con molta più serenità, molta più facilità anche in montagna, come hanno dimostrato tutta una serie di video che abbiamo pubblicato nei mesi e negli anni scorsi. È un'auto che non paga il bollo per almeno i primi 5 anni, in alcune regioni per sempre. È un'auto che ha costi di assicurazione più bassi, è un'auto più sfruttabile in generale. Quindi vi invito ad andare a provarla se non l'avete fatto e a rendervi conto voi stessi delle potenzialità di questo modello. Nella fascia, nel segmento A, esistono purtroppo oggi poche alternative. Mi auguro e sono abbastanza sicuro del fatto che arriveranno a breve, ma attualmente purtroppo la scelta è piuttosto limitata. Però, complice l'attuale incentivo con rottamazione, la spesa per l'acquisto di una Dacia Spring si attesta attorno ai 16.000 euro, che è una spesa del tutto paragonabile a quella
che si affronta per acquistare una Fiat Panda o comunque qualsiasi altra auto del segmento A. Se siete sul mercato per invece una compatta segmento C, l'opzione migliore al momento, a nostro avviso, è quella di MG4, che abbiamo eletto anche auto dell'anno. Proprio per questo motivo, rapporto prezzo-qualità fantastico, prezzo di listino di poco superiore ai 30.000 euro, possibilità di acquistarla con rotamazione grazie all'incentivo statale attorno ai 25.000 euro, è imbattibile dal punto di vista del prezzo d'acquisto anche con tutte le altre auto termiche del settore. E quando facciamo un raffronto con le auto termiche dobbiamo tener conto del fatto che se la confrontiamo ad esempio ad una Golf, che è certamente considerato l'auto iconica del segmento e non a torto, sicuramente ha tutta una serie di pregi o ha avuto tutta una serie di pregi, beh, quando andiamo a fare questo confronto stiamo confrontando un'auto molto prestazionale come MG4 con la base delle Golf, che è quella che monta il 1000 benzina con cambio manuale. Quindi facciamo anche attenzione ai contenuti di queste auto. Tutto questo per dire che perlomeno in questi segmenti, perlomeno se sono vere le condizioni che abbiamo appena descritto, quindi se avete risposto di sì alle mie domande, non avete sostanzialmente motivo di non acquistare un'auto elettrica. E tenete conto anche del fatto che stanno arrivando, soprattutto nei segmenti dal C in su, ma arriveranno anche auto del segmento A, tantissimi modelli. Io ho nominato MG4 perché l'abbiamo testata più volte e riteniamo appunto che sia veramente la miglior scelta in quel segmento, perlomeno la scelta con il miglior rapporto prezzo-qualità. Esiste da poco BYD Dolphin, arriveranno davvero tanti modelli interessanti. Il mio invito è: non fermatevi di fronte all'abitudine, non acquistate le auto semplicemente perché quel tipo di auto è quella che avete sempre acquistato o che i vostri genitori hanno sempre desiderato o voluto. Non fermatevi di fronte a qualcosa di nuovo, perché noi siamo qui proprio per questo, per raccontarvelo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e ci vediamo alla prossima.